interpretare l'ultima storia che vi ho pubblicato sull'incontro con i cani liberi ha suscitato una marea di commenti, mi piace, avete visto i risultati del sondaggio, quindi la maggior parte di voi tiene cane comunque a guinzaglio su sentieri in cui si possono incontrare altri cani e devo dire che la cosa mi ha abbastanza consolato perché la maggior parte di voi mi ha scritto che si trova nella mia stessa situazione e quindi mi sono resa conto di non essere l'unica a patire le pene dell'inferno quando vado in giro con il cui presidente è Dexter, per evitare cani vaganti. Molti di voi mi hanno chiesto, tu cosa fai, come ti comporti, cosa dici al proprietario del cane vagante? Allora, io tendenzialmente sono una che non ha nessun problema a dire in faccia alle persone quello che pensa e quindi con questa faccia molto seria dico al proprietario, levi il cane, il mio cattivo, solite frasi di circostanza, no? Che un po' vi ho detto anche l'altra volta. Non c'è da vergognarsi assolutamente perché voi siete una parte della ragione e l'altro del torto. Quindi faccia impassibile, anche un po' scocciata e dite, lega sto cane, il mio è cattivo, punto. Questo ovviamente se ha un cane maschio, sapete che lui c'è un problema solamente con i cani maschi, se è un cane femmina non è un problema. Lo si può chiedere, è la prima cosa di solito che faccio, se non riesco a riconoscerlo al volo, di solito sono abbastanza brava a riconoscere se un cane maschio o femmina, inoltre lui lo capisce a 100 metri di distanza, incomincia a fare la cresta, a ringhiare, insomma sono abbastanza sicura che sia un maschio. Se no, se ho qualche dubbio, da lontano chiedo, maschio e femmina, non vergognatevi, non c'è problema. Molti di voi si vergognano a fare questa domanda al tuo proprietario, ma chiedete, in quel momento lì siete in un momento in cui dovete decidere come comportarvi, quindi è importante sapere se l'altro cane è un pericolo oppure no. A questo punto, se l'incontro è inevitabile e quindi avete sulla vostra strada un cane, anche al guinzaglio o libero, è uguale, voi avete il vostro cane al guinzaglio, come comportarsi? Questo è importante perché molti di voi non sanno come interpretare il linguaggio corporeo del cane e soprattutto come gestire il proprio cane. Io non sono educatrice, non sono addestratrice, non sono niente, però ho una certa esperienza con i cani e vi posso dire cosa faccio io. Non prendetelo per oro colato perché, come ripeto, sono solo veterinaria, quindi magari potete chiedere a un istruttore, vi darà sicuramente delle informazioni più dettagliate delle mie. Però con i miei lupi c'è cosa va che ha sempre funzionato. La regola fondamentale per affrontare un qualsiasi ostacolo con il vostro cane, quindi ipotizziamo un altro cane che lo faccia arrabbiare, è quello di interrompere il contatto visivo. Interrompere il contatto visivo vuol dire semplicemente mettere il guinzaglio, quindi la testa del cane, dietro di voi e mettere il vostro corpo fisicamente tra il vostro cane e l'avversario. In questo modo si calano molto le tensioni, si cala molto il livello di rabbia. Femmina? Questi ovviamente erano solo degli esempi pratici, qui la distanza fra i cani era molta, quindi in tutti gli esempi che vi ho fatto c'era molta distanza e quindi non è un problema, ma considerate la stessa scena in sentierini stretti o in passaggi stretti. A quel punto interrompere il contatto visivo e avere il controllo del cane dietro la propria gamba è fondamentale, altrimenti non si passa. Allora, ho finito con i miei consigli sul discorso incontro fra cani, ma cosa mi è successo oggi, che ve lo devo assolutamente dire perché è stata proprio la ciliegina sulla torta, sono sbroccata abbastanza, e in questo caso l'incontro sfortunato è stato con dei bambini maleducati, diciamo non maleducati, poverini, che non sono stati abituati a interagire con i cani. Allora,
Qual è stata la scena? Ve la racconto brevemente per capire quanto sangue freddo ho avuto. Faccio una premessa: Dexter ama i bambini, ma proprio li ama alla follia. Quindi non è un cane pericoloso per i bambini, non è un cane pericoloso neanche per persone, assolutamente. Gli unici che gli fanno un po' timore, dei quali gli tregge un po', sono gli uomini adulti che si pongono frontalmente. Donne e bambini li ama alla follia, quindi non ci sono problemi. Però c'è situazione e situazione. In questo caso eravamo all'entrata della funivia, quindi in una ressa spaventosa, con il cane che aveva appena passato il tornello, quello dove si timbra la carta, con la museruola. Quindi una situazione comunque di stress, ok? Siamo in una situazione dove ero stressata io perché comunque c'era della calca, quindi figurarsi il cane. Dexter era con mio marito, quindi appena passato il tornello proprio, io ero avanti. Un metro, considerate che eravamo così, quindi non è che ci fosse tanto spazio. Mi giro e vedo due bambini di 7-8 anni, forse qualcosa in più, fratello e sorella, che pensano bene di giocare a chi tocca il cane. Quindi si mettono a fare: l'ho toccato, l'ho toccato, io ho toccato il culo al cane. Ma vi drogate, bimbi? Cioè, a un lupo cecoslovacco, ma anche fosse un altro cane, con la museruola, in una situazione di stress. Ma poveretti, i bambini, ok, non lo sanno, ma i genitori? Cioè, che stanno a guardare che i bimbi fanno il gioco da rimpiattino col sedere del cane? Cioè, volete morire? Lo dite? In questi casi cosa fare? Beh, io ho tirato una pettinata alla bimba, che secondo me se la ricorda molto seriamente, gli dici no. No, non si fa, tiri indietro il cane, sempre solita regola, no? Proteggere il proprio cane da queste cose, perché se lo tieni davanti è pericoloso, rischi di issarlo, quindi proteggerlo e poi dire no, ferma, gli dici il cane è cattivo, non toccare, non si tocca, cioè bisogna essere chiari in queste situazioni, non è che molti, noto che molti di voi sono timidi, cioè o è come se si sentissero in difetto. No, cioè qua bisogna andare giù pari, cioè non è che avete ragione, a parte che nessuno si deve permettere di toccare il vostro cane senza il vostro consenso, e quindi giù pari, dite quello che pensate con educazione, non c'è bisogno di essere sgarbati. E con questo ho concluso. Quindi, se avete delle domande o delle curiosità o volete condividere le vostre esperienze, mettetele qui nei commenti, così ne usufruiscono anche gli altri e posso rispondervi in pubblico. A chi invece mi ha chiesto, parli solo di cani? No, parlo anche di gatti, non vi preoccupate, è che adesso sono in vacanza, quindi non vi sto a fare dei video sulle patologie, eccetera. Parliamo di cose un po' più allegre. Però sì, parlo anche di argomenti assolutamente dei gatti, quindi non vi preoccupate, continuate a seguirmi. Un bacione da me, da Dexter, che lo vedo provato da questa giornata, proprio molto stanco. E a presto, ciao!